E finalmente siamo al video della wishlist, che è da un sacchissimo che non ti faccio. Ovviamente l'ho incrementata molto di più di quello che ti faccio vedere oggi, ma dovrei star qua delle ore e non mi sembra il caso. Quindi oggi ti mostrerò solo 7 libri. E stavo guardando il primo che ti volevo mostrare, ma non ricordo da dove l'ho pescato. Comunque, il libro in questione, il titolo di questo libro è Segreto di Pseudonymous Bosch, traduttore Baldinucci, e il libro, cominciamo con il mal di mare, è questo, della Mondadori, bestseller. Allora, se questo fosse il riassunto di un libro normale, direi che questo romanzo è assolutamente fantastico e avvincente, anche se a leggere le copertine tutti i romanzi sono fantastici e avvincenti. Vi racconterei del destino di una scatola che contiene le fialette di 99 odori per comporre una sinfonia di profumi. Vi descriverei le avventure di due giovani e coraggiosi eroi, Cassandra e Max Ernest, scappati di casa alla ricerca di un mago scomparso in strane e inquietanti circostanze. Vi accennerei a codici da decifrare, rapimenti in istituti di bellezza e misteri egizi, ma tristemente non posso dirvi nessuna di queste cose. Potrebbero invogliarvi a leggere il libro. E non è il caso. Se il titolo di questo libro è segreto, la sua storia lo è ancora di più. Cioè, potevano mettere un libro del genere. Ora vorrei capire da chi l'ho visto, però non importa. Poi, un altro libro che ho inserito in wishlist, e questo secondo me l'ho visto da Eleonora Miss Tortellino, ma non vorrei, dire una cavolata. Allora, fammi vedere. Ecco, la casa editrice è la Neri Pozza, l'autore è Ralph Rothman, traduttore Cravero, il dio di una estate. Oddio, mamma, questi miei video sempre così. Vabbè, allora, questo, vabbè, non ti leggo proprio tutto il riassunto. Comunque, è il 1945 e la dodicenne Louisa North, sfollata da Kiel con la madre e le sorelle Billy e la sorella Billy, trascorre l'estate nel podere della sorellastra Gudrun e di suo marito Vincent Landes, assistente del governatore del Gau locale, una delle regioni amministrative della Germania nazista. Un libro allegro, insomma, diciamo che non possono mai mancare i libri sull'olocausto, il nazismo e quant'altro, e ovviamente ce l'ho infilato. Poi la copertina comunque non mi ispira un sacco. Non mi dà di una cosa, brutta. Ah, questo, vabbè, questo non ha bisogno di ulteriori spiegazioni, perché dopo aver letto il graphic novel riguardante la vita di questa fantastica donna, è andato in automatico proprio in wishlist, quindi non potevo. Dunque, l'autore, l'autrice, l'autore, ma mi so, è Nicola Attadio. O Attadio, boh. Dove nasce il vento, vita di Nelly Bly. Ce la farò a fare un video parlando in modo normale, perché c'è pure mio marito che mi guarda e secondo me sta pensando che sono dislessica. È inutile che ti trattieni, pronunciati pure. Ho delle difficoltà, vero? Le hai sempre avute fin da piccola. Eccoci, a posto, grazie. Sponsorizzami pure sempre così. Quindi, su questo direi che non sto a soffermarmi più di tanto, perché appunto Nelly Bly, io il graphic novel l'avevo adorato, e quindi poi anche questo, secondo me, devo averlo preso da Miss Tortellino.
Non so chi sia la casa editrice, perché non riesco a beccarla, non riesco a trovarla qui. E quindi, vabbè. Idiota è una parola gentile di Gianluca Wine Palazzo. Allora, una mattina il telefono squilla all'improvviso e sai che tuo padre è morto. Per Jamie, che vive riparando biciclette nel quartiere trendy del Pigneto, semiperiferia romana, si spalanca l'abisso. Debiti, enigmi e marciume sono l'eredità che il padre Carlo ha lasciato. Carlo, l'ubriacone, il donnaiolo, il giocatore d'azzardo, l'ex carcerato. Carlo, che lo ha sempre considerato un fesso e un rompiscatole, un idiota, e forse non lo ha mai veramente amato. Jamie, generoso e insofferente di fronte alla violenza e ai soprusi, dovrà strappare con i denti la giornata e caricarsi sulla schiena la responsabilità della famiglia, fronteggiando i segreti e le minacce che affiorano dal passato di Carlo, gli sciacalli che approfittano della situazione e i criminali che insidiano le persone che ama. Perché questo deve essere un libro abbastanza intrigante e avvincente. Sicuramente sarà una bella sfida arrivare fino in fondo senza sentirsi coinvolti e quindi cercando di mantenere una certa distanza, perché sicuramente problemi di questo tipo, affrontando una quarantena e quindi una precarietà che si fa sempre più insistente, direi che non è cosa da poco, ma è in wishlist, quindi arriverà il suo momento. Poi, altro libro che ho inserito, questa volta della Thea, e secondo me mi è stato consigliato da qualcuno, ma io come al solito segnarmi i nomi, ma perché? Di Anna Hope, La sala da ballo. Copertina meravigliosa. E Inghilterra 1911. E anche qua l'allegria si spreca. In un manicomio al limitare della brughiera dello Yorkshire, dove uomini e donne vivono separati gli uni dagli altri da alte mura e finestre sbarrate, c'è una sala da ballo grandiosa ed elegante, con tanto di palcoscenico e orchestra. In questo luogo sognante e raffinato, i pazienti si ritrovano una volta alla settimana per danzare. Qui hanno la possibilità di sentirsi liberi, di mostrare i sentimenti, di muovere i loro corpi in libertà. I desideri lungamente messi a tacere tornano ad agire, ad agitare con prepotenza i cuori dei protagonisti. Respira. Dunque, cos'è che dice la copertina? Una storia d'amore intensa ambientata in un manicomio di inizio Novecento che fa sentire la sua eco ai lettori di oggi, di The Guardian. Devo dire che proprio letture allegrissime ho inserito in questa quarantena. Anche questa lettura, sempre da stappiamo le bottiglie e facciamo festa. Questa l'ho inserita sempre perché me l'ha consigliata, secondo me, Vale di Vale Libri. Lettura da scatola immensa di fazzoletti, esatto. Albi mi suggerisce tagliare per il lungo, ebbene sì. The Glass Castle, ovvero il castello di vetro di Jeanette Walls. Vale, come vedi, io seguo i tuoi consigli e spero di non andare a piangere tutte le lacrime prosciugandomi. Ora, nessun bambino dovrebbe affrontare ciò che la mamma e il papà di Jeanette hanno fatto passare ai loro figli. Ma tutti i bambini dovrebbero avere una famiglia come quella. È il paradosso del vero amore. Anche se imperfetto, ti salva. Non vado oltre la sinossi perché insomma non voglio svelare troppo. Però devo dire che anche questo deve essere una lettura parecchio impegnativa, ma concludo con questa carrellata di letture abbastanza intense con una lettura che ho inserito, anche se qualcuno mi ha detto che esiste un terzo libro della serie, io sono in attesa, anzi dopo questo spulcerò se c'è, se
se c'è effettivamente la traduzione italiana, perché in inglese magari c'è di sicuro, ma io in inglese già lo sai che ho scelto di mettere in wishlist, in wishlist ovviamente di George Bloom, Il club della paura di Tim Spector. Perché di Tim Spector ho letto quell'altro del maggiordomo, Il problema del maggiordomo impiccato, e non potevo non mettere ovviamente questo, perché Tim Spector è un personaggio che mi piace tantissimo. È un misto tra Sherlock Holmes e una Jessica Fletcher, cioè ci si trova sempre in mezzo, e ha però un fedele maggiordomo, Wilfred, che secondo me è spassosissimo, oltre che uno sfigato, però lo adoro, è un po' come Watson, quindi direi che è una nuova versione di Sherlock e Watson. E bene, questa è la mia wishlist aggiornata con 7 libri. Fammi sapere che cosa hai inserito tu. Io ovviamente spero presto di andare avanti con i video della wishlist e quindi di mostrarti le altre letture che ho voluto inserire. E non oso immaginare a quanti libri sono già arrivata. Ma ne ho davvero troppi ancora da sfoltire, quindi gran calma. Ovviamente li troverai tutti linkati qui sotto, quindi se sei interessato ad approfondire le trame o ad acquistarli, qui sotto li trovi tutti. E basta, io come al solito ti mando il mio enorme bacione e ti do appuntamento al prossimo video.